Al Memorial Ezio Centomini e Sestilio Brufani hanno partecipato anche i piccoli della squadra del Veloclub Racing Assisi Bastia. Non hanno corso sabato a Gubbio al ciclodromo delle Cerque per la pioggia, per la società che ha deciso di annullare la gara e spostarla a sabato prossimo, quindi tutti avvisati, sabato prossimo per i giovanissimi si corre a Gubbio. E i piccoli del pedale del Veloclub Bastia Assisi hanno deciso di partecipare insieme con Luca Battistelli, insieme agli altri amanti del cicloturismo del Veloclub del Veloclub Bastia Assisi, di partecipare alla gara. Tanti sono a Lugo per divertirsi, per quelli che hanno più spirito corsaiolo. Il resto è stato qui al raduno per il campionato regionale di cicloturismo. Un bel giro. Qui siamo a Colle di Bettona. Si fa tutta la zona bassa. Fortunatamente le strade che sono state scelte da Gaetano Castellani sono strade che hanno una consistenza di asfalto nuova e ottima. Solamente qualche punto, forse un paio di chilometri con l'asfalto rovinato, ma si va sempre con la velocità controllata e quindi tutto è stato regolare. Adesso ci si ferma a Santa Croce, al bivio, per ritornare indietro verso Tor d'Andrea per coloro che vogliono finire il percorso cicloturistico, mentre una quarantina di cicloamatori, di quelli che sono voluti venire al raduno per il campionato regionale di cicloturismo, sono pronti per fare la salita di Colle Mancio. All'inizio della gara sono stati distribuiti dei cartellini, li vedete sulla bicicletta. Questo è Riganelli, uno dei veterani del ciclismo regionale. Ognuno ha il suo cartellino e l'ordine di arrivo si farà consegnando il cartellino lassù, in cima a Colle Mancio di Cannara. Il paese è davvero bello, bello, bello. E ancora Nello Menichetti, e oggi un po', perdonate, ma è la sua giornata, perché è lui che insomma ha fatto il suo ultimo servizio. E siamo alla conclusione della salita, la vittoria per Davide Squarta, che è il primo a arrivare su in cima alla salita. Ma in effetti l'Unione Ciclistica Pedignano fa tris, piazzando tre suoi concorrenti nei tre gradini del podio. Tre atleti, come dicevamo, della Petrignano. Secondo posto per Michele Grigioni e terza posizione per Samuele Ercolini. Al quarto posto Andrea Cesaretti del gruppo ciclistico Tuderte, seguito da Francesco Segolini del Veloclub Assisi Bastia e poi Giancarlo Rivaroli, un altro dei veterani che corre per i colori della Petrignano. Fabio Rossi in settima posizione, anche lui della Petrignano, poi Roberto Caloni, Giuliano Andreassi, Marco Ciurnella, Marco Calzetti, Giancarlo Nardi, Giancarlo Riganelli che arriva a tredicesimo e poi Eugenio Braganese e Lorenzo Brizioli. Insomma, questi sono i concorrenti che hanno fatto Santa Croce Colle Mancio, 7 chilometri, 5 chilometri di salita. E se la sono giocata tutti quanti con grande divertimento e con grande passione. È un modo per dare un po' di pepe, un po' di sale per il raduno di cicloturismo, con la presenza anche di cicloamatori. Si stacca il cartellino, si mette il cartellino uno sopra l'altro e si va alla chiusura della gara. Tutti contenti, tutti felici e adesso si ritorna piano piano a velocità controllata verso Tor d'Andrea, dove ci saranno le premiazioni di questo memorial dedicato ad Ezio Centomini e a Sestilio Brufani.